Buonasera amiche, eccoci di nuovo. Allora, io vi avevo detto che stasera facevo un video delle zucchine ripiene, ma non so se faccio tempo a farle perché mi sono messa a fare un'altra cosa. Sto facendo delle frittelle, delle castagnole al cucchiaio di carnevale. E io già mi sono portata avanti perché sono un bel po' da farne. Eccole qua, vedete? Eccole. Mentre qui ho messo a fondere del cioccolato fondente che dopo lo andrò a mettere sopra. Allora, io vi dico gli ingredienti di queste castagnole a cucchiaio. Io ho fatto 4 cucchiai di zucchero, 3 cucchiai di latte, 4 cucchiai di olio, 10 cucchiai di farina, mezzo lievito per dolci, una bustina di vanillina e cioccolato fondente. Quello vi regolate voi quanto ne volete fare. Poi ho preso una ciotola più grande di questa e ho messo le uova e lo zucchero e ho sbattuto energicamente con la frusta. Dopo aver sbattuto bene bene, ho messo la vanillina, il latte e l'olio. Poi ho mescolato di nuovo. Dopo ho aggiunto i cucchiai di farina, 10 cucchiai di farina, e alla fine ho messo il lievito. Ho mescolato fino a ottenere un pasto liscio omogeneo. Io ho aggiunto anche una fialetta di aroma millefiori per darle un po' più di sapore. Allora, io ora qui ho abbassato l'olio perché ho tolto le altre frittelle. Ora vado a alzare di nuovo e continuo a mettere le frittelle. Allora, questo è quello qua, l'impasto che sto finendo di fare. Le aiuto con 2 cucchiai. Ecco, mi metto così, così si vede meglio. Alzo leggermente perché l'olio è abbastanza caldo. Riprendo i cucchiai e vado a mettere un po' di impasto, mezzo cucchiaio di impasto. Bella grande, ne vanno tante dentro. Ho messo l'olio di girasole abbondantemente. Finché entrano nella padella io le vado a mettere, ancora ce ne vanno tante. Poi le vado a passare nello zucchero semolato, ma lì bisogna passarle subito da calde, altrimenti volendo anche nello zucchero a velo una volta fruttate le castagnole. Ora io non ne metto più, così vanno bene, ho riempito la padella. Metto qua. Ora giro quelle che ho messo prima.
vedete che gonfiano, metto il tè lievito che lo fa gonfiare. Lasciamo colorire un po'. L'olio deve arrivare a una gradazione di 170 gradi, non di più, altrimenti poi si bruciano. Deve fare una prova sino al termometro, deve fare una prova buttando un pochino di impasto. E vedete, se torna su, l'olio è pronto. Se invece rimane nel fondo, l'olio non è ancora caldo. Poi se vedete che si coloriscono troppo, abbassate la fiamma, altrimenti fuori sono colorite, cotte, ma dentro rimangono crude. Io ora le scolo, le metto direttamente nello zucchero che sono calde. Ora con una schiumerola le vado a mettere nello zucchero, il pollo, abbasso la fiamma. Ecco, lo passo nello zucchero e poi lo metto qui dentro, una volta passato il zucchero. Grazie.
Il mio compagno già le ha provate, ne ha mangiate due, ha detto che sono buonissime, non è male. Ecco qua. E io continuo a fare l'altro fettellino. Allora, io ho terminato di friggere tutte le mie castagnole a cucchiaio. Eccole qua. Queste sono così, con lo zucchero semolato. Anche questa ho passato il zucchero semolato, ma poi l'ho passata al cioccolato. Ho messo sopra un cucchiaio di cioccolato che ho fuso con niente. Ecco qua, queste sono le mie castagnole. Ok amiche, questa sera è veramente tutto, mi dispiace che non posso fare le zucchine perché ormai sono le 7, ora che mi svuoto, preparo l'impasto della carne, preparo il sugo, si fa troppo tardi e ne farò, vediamo domani sera. Domani a pranzo ho detto faccio i cannelloni su richiesta di Gino, un mio iscritto. E la sera farò queste zucchine, bene? Allora, queste sono buonissime, io l'ho assaggiata, sono sofficissime, buone. Guardate, ne apro una, guardate che meraviglia. Queste si possono anche riempire con la crema, eh? Io infatti ero indecisa se riempire con la crema queste, perché ho anche la sacca poche, però quando devo preparare la crema, allora no, non mi andava. Comunque, ecco, guardate, sono sofficissime, morbide. È buono. Buona bontà. Buono, buono, buono. Morbidi, soffici, cotto bene. Io l'ho fatto prima assorbire l'olio su una carta assorbente, poi l'ho tolta e l'ho sistemato così. Buonissimo, amica. Io questa me la finisco, è troppo buona. Allora, perfette, ottime. Siamo a carnevale, è giusto concederci un peccatuccio di volo ogni tanto, eh? Una volta l'anno. Bella amica. Le palle? E con questo assaggio vi saluto, un bacione a tutti. E a domani con la prossima ricetta. Ciao amiche, guardate che meraviglia, belle belle. Da un altro le mani e chiudo. Ecco qua, ecco me. Vi faccio vedere ancora meglio, da vicino. Sta cioccolato, che meraviglia. E questo è semplice. Bene. Ora è veramente tutto. Ciao amiche, buona serata e buona cena.